un bel gol contro la Reggiana, la corsa sotto la curva nord, peccato poi per il risultato finale. Siamo dispiaciuti, più che altro come dicevo prima non bisogna trovare alibi, però tanti sbagli di una persona che ti penalizzano così. Però dico, siamo, come ho detto prima, non sereni ma tranquilli da un certo punto di vista, perché abbiamo fatto una gara, penso, sotto tanti punti di vista, tanta roba. Quando vedremo il loco Ferrari in campo dal primo minuto al centro dell'attacco del Pescara? Non lo so, quello bisogna decidere il mister. Io, come ho detto prima, sono pronto anche a partire dalla panchina e ci metto sempre la stessa voglia, quindi per me è lo stesso. Dopo l'ottimo avvio di campionato, ora avete un po' arrestato il passo, due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre partite. Che cosa è cambiato, se è cambiato qualcosa? No, non è cambiato niente, delle volte purtroppo capitano, mi è capitato anche l'anno scorso che siamo partiti forti, dopo cioè, è giusto che delle volte il calcio ti penalizza così, ma ti dico, siamo tranquilli perché sappiamo che abbiamo a fianco i giocatori che abbiamo, quindi dico, di quel punto di vista siamo tranquilli che ci rifaremo il più presto possibile. Lunedì c'è questa partita di Chiavari, il Pescara non vince in Liguria da 7 anni, insomma sarebbe arrivato il momento di tornare a fare risultato pieno. Sì, più che altro una partita che sento tantissimo, che anche due anni e mezzo fa abbiamo perso il campionato contro di loro, quindi la sento parecchio questa partita. Un'altra partita difficile con un'altra delle favorite di questo campionato, così come era la Reggiana. Certo, dico, in questo campionato sono 2, 3, anche 4 le squadre forti. E dobbiamo pensare a battere, cioè mettere la stessa voglia che avevamo messo penso contro la Reggiana, che abbiamo fatto una partita a mio punto di vista molto buona. Più che noi dobbiamo pensare più che a loro, a noi. Se noi siamo compatti, siamo quella cattiveria che si è visto l'altro giorno, penso che per le altre è dura affrontarci, diciamo.